profughi maltrattati a Montagnana, perquisizione dei carabinieri nella sede di Ecofficina, la COP che ha vinto il bando migranti 2016. Intanto continua l'attacco del sindaco di Padova al centro d'accoglienza della Prandina, le casette prefabbricate sono abusi e avverte Regione e Ministero. Il presidente dell'INPS propone di ritoccare le baby pensioni più alte per aiutare i giovani, i padovani si dividono, nessuno interviene sulle pensioni d'oro. Lutto nel mondo accademico e politico, è morto il professor Giovanni Battista Di Masi, docente di matematica ed ex assessore alla casa, un gentiluomo della politica. Primo caso di omicidio stradale a Padova, ciclista travolto ucciso domenica mattina alla guida dell'auto, un giovane preso da un colpo di sonno. Nei piani dell'amministrazione comunale padovana la volontà di riaprire al traffico la centralissima via San Francesco, commercianti sul piede di guerra. Pietro Martire, atleta disabile, è stato escluso dalla maratona di Padova per colpa delle scarse iscrizioni nell'end bike. Assindustria dice troveremo una soluzione. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padova. Avete sentito, cominciamo da una notizia arrivata soltanto nel tardo pomeriggio. Ci riferisce di una perquisizione nella cooperativa Ecofficina, sapete che è quella che ha vinto gli ultimi bandi per quanto riguarda la gestione e l'accoglienza dei migranti. I carabinieri sarebbero a caccia dei contatti tra i responsabili e un napoletano che gestiva per conto della COP un albergo a Montagnana dove i profughi appunto sarebbero stati maltrattati. Vediamo. Troppo poco cibo, sporcizia e freddo. Erano in condizioni critiche i profughi ospitati nello stabile Maxim di Montagnana. Il caso è emerso nel dicembre del 2012. Gli stranieri, tutti maschi, si erano lamentati pesantemente contro il responsabile della struttura, Sergio Enzini, di Torre Annunziata. Lui, per non perdere i rapporti con la cooperativa che gestiva l'accoglienza e che gli passava denaro, ha tentato di tenerli buoni come poteva, anche con le minacce. Il caso però fece scalpore, intervennero i carabinieri e da quella prima denuncia nacque un'inchiesta della Procura di Rovigo competente per territorio e i carabinieri della stazione, su delega del magistrato, hanno fatto proprio ieri una perquisizione nella sede e nelle abitazioni delle persone coinvolte. I militari sono entrati a Ecofficina Educational di Battaglia Terme, regina delle COP, vincitrice dell'attuale bando e di quello dello scorso anno. I militari sono andati a casa anche dell'amministratore Gaetano Battocchio e dell'amministratore Sara Felpati, che è la moglie di Simone Borile, ex signore dei rifiuti della Bassa, di cui più volte Rete Veneta si è occupata. I carabinieri sono andati a caccia di documenti che comprovino il tipo di contratto che legava il napoletano alla COP. Gli esiti si sapranno nei prossimi giorni. E intanto a Padova è ancora scontro tra l'amministrazione di Bitonci e la prefettura sulla Prandina, dove sono ospitati, come sapete, i profughi. Il sindaco scrive a Regione e Ministero per denunciare le casette prefabbricate, per lui sono un abuso edilizio. Bitonci versus Prandina, nuovo episodio. Questa volta il sindaco tira in ballo il piano regolatore comunale. La segnalazione arriva direttamente dall'ufficio edilizia e urbanistica di Palazzo Moroni. I moduli abitativi che a novembre hanno sostituito le tende costituiscono cubatura e l'area dell'ex base militare di via Orsini è considerata verde pubblico non edificabile. Dunque, secondo il sindaco, la situazione dentro la Prandina è irregolare. All'interno della Prandina c'è un presunto abuso edilizio, cioè ci sono dei fabbricati che sono fissi per terra e quindi non mobili, e dei fabbricati che secondo il piano regolatore del comune dovrebbero essere a verde attrezzato e comunque inedificabile, quindi all'interno della Prandina non potevano essere realizzati. Ora all'interno c'è un villaggio con casette, insomma una situazione diversa da quella che questa estate eravamo riusciti a mostrarvi entrando all'interno della tendopoli di via Orsini. Per questo il sindaco ha deciso di informare la regione e il Ministero delle Infrastrutture. Se dovesse esserci effettivamente, come pensiamo, un presunto abuso, poi faremo anche le ulteriori segnalazioni. I rapporti tra prefettura e comune sono congelati da mesi per colpa dell'emergenza profughi. Nelle prossime settimane dovrebbe essere aggiudicato anche l'8-1 del bando da 21 milioni di euro per la gestione profughi, ma le comunicazioni tra Bitonci e Patrizia Impresa sembrano essere congelate. Non c'è dialogo perché devo dire che anche negli ultimi mesi il prefetto non ha neppure segnalato quanti sono i profughi all'interno della città. Io penso che un sindaco che ha anche responsabilità di ordine pubblico debba sapere queste cose, quindi c'è una chiusura totale.
E a questo è dedicato il quesito del TG in aperta per i prossimi giorni. Dunque, lo vediamo. Secondo voi, case per i profughi, la Prandina, sono un abuso edilizio? Mandate un sms al 345-85-66847, una mail a padova@reteveneta.it. Vi ricordiamo che sono sempre gli stessi contatti anche per e io chiamo Rete Veneta se c'è qualcosa che non funziona, nessuno vi dà un aiuto, noi daremo voce alla vostra problematica. Riprendiamo invece adesso uno dei tanto vituperati, così almeno detti, definiti scandali all'italiana, cioè le baby pensioni, chi andava in pensione ormai qualche decennio fa con soli 14 anni di contributi. C'è Tito Boeri, presidente dell'INPS, che vuole mettere mano proprio a quelle pensioni, però il governo dice ancora una volta no, che pensano i padovani, vediamo. È stato un errore quello di creare i baby pensionati, ma ormai ci sono, c'è anche gente che è baby pensionato che però non ha chissà cosa. Usufruiscono di privilegi datati che forse è ora di dargli un occhio, di metterci mano di nuovo. In Italia ci sono 474.000 pensioni liquidate prima del 1980, dunque ex lavoratori che percepiscono la pensione da più di 36 anni, dati che riguardano il settore privato e che quindi non comprendono i baby pensionati del pubblico impiego usciti prima del 1992 con 14 anni di contributi. I dati dell'INPS sono stati resi noti all'indomani della manifestazione di Venezia dei sindacati contro la riforma Fornero. Il presidente dell'INPS, Tito Boeri, interviene proponendo di toccare i diritti acquisiti dai pensionati di lunga data, rivedere le cifre più alte e chiedere a loro un contributo di solidarietà per i giovani. Il governo però esclude un ritocco delle baby pensioni che oggi pesano sui contribuenti. Ecco cosa ne pensano i padovani. L'utilizzo dei fondi da parte di strutture pubbliche è sempre un punto interrogativo. Quindi come idea, e poi bisogna capire bene da che pensione partano. Non si potrebbe togliere dalle pensioni eccellenti di anziché dai pensionati. La ridistribuzione non è mai una cattiva cosa, quindi sarebbe opportuno farlo questo tipo di intervento. Secondo me i diritti acquisiti vanno tutelati e basta, altrimenti perdiamo la fiducia nella legge. Altrimenti se uno pensa di vivere con la pensione che ha pagato e con un certo tipo di redditività, se rimettiamo in discussione questo, rimettiamo in discussione tutto. Sotto gli occhi di tutti che è stata una cosa assurda, diciamo, al tempo. Poi è chiaro che alla luce di oggi, della crisi come si è sviluppata, può essere anche quello un elemento, diciamo, di valutazione, ma non solo quello, insomma, ecco. Sarebbe più opportuno togliere le pensioni d'oro più che ai baby pensionati. Beh, certo, i baby pensionati già vivono come vivono, si la toglie a chi ci prende molti soldi. Dopo le proteste e la raccolta firme di sabato al capolinea del tram, il sindaco Bitonci ha detto che inizierà a incontrare i residenti di Ponte Vigo d'Arzare che non sono d'accordo con la sua proposta di modifica della viabilità del quartiere. I finanziamenti per realizzare il secondo attraversamento sul Brenta non ci sono, dice Bitonci, disposto a ricevere anche il comitato al ponte, che riunisce molti cittadini delusi, tra questi anche l'ex presidente di quartiere, Luisa Ella Rettore del centrodestra. La proposta del sindaco è quella di realizzare una rotonda a fagiolo sul modello della stanga, rendendo a senso unico il traffico in uscita da Padova verso Vigo d'Arzare e Cadone, che dirottando al di là della Fornace Morandi il traffico in entrata in città. Ancora di viabilità parliamo, perché dal 13 giugno prossimo la centralissima via San Francesco riaprirà alle automobili, perché iniziano i lavori, quindi sarà chiusa via del Santo. Molti però temono si possa trattare di una decisione definitiva. Via San Francesco riaprirà alle auto. Dopo la festa di Sant'Antonio, infatti, sono previsti lavori nella vicina Via del Santo e provvisoriamente le auto verrebbero fatte transitare da Ponte Corvo alle Riviere. Lo stabilisce l'amministrazione comunale, che però non ha mai nascosto di essere in generale a favore della riapertura del centro storico al traffico, ma i commercianti della strada degli Antiquari sono quasi tutti contrari. Penso ci sia, tutto sommato, sarà più traffico a motore. Abbiamo già provato nel tempo queste cose, anche perché questa via qui ha tutti i portici ed avendo i portici si accumula sotto tutto quanto il gas di scarico. Lei cosa ne pensa? È favorevole o contrario all'apertura delle macchine? Io sono favorevole all'apertura del traffico. Perché? Perché con il mio tipo di lavoro, se la macchina passa, anche se non c'è il parcheggio, però vede il negozio e dopo trovare il modo di parcheggiare e tornare. Quando c'era il traffico, passavano decine di migliaia di macchine al giorno, non si respirava. Tornare a non respirare
Non mi pare il caso. Oggi in via San Francesco sono arrivati i consiglieri del PD Michalizzi e Bettin, che hanno preso posizione contro una possibile riapertura della strada alle macchine. Siamo anche preoccupati rispetto a un atteggiamento che si ha sui temi ambientali. Questa è l'amministrazione che sta riportando il traffico, che sta sacrificando il verde della città, che sta riportando cubatura con il prossimo piano degli interventi. Questa volontà di riportare le auto in maniera pesantissima in centro, neanche per beneficiare, diciamo, i commercianti di via San Francesco. Lui ha in mente solo di creare delle ampie arterie di ampio scorrimento, insomma, verso il centro storico, le piazze, perché a lui interessa solo degli amici che l'hanno sostenuto in campagna elettorale, probabilmente, che sono gli amici del signor Pellizzari. Lutto nel mondo accademico politico padovano, morto l'ex assessore alla Casa Giovanni Battista Di Masi, docente di matematica del Bo. Nella notte tra domenica e lunedì il professore, 71 anni, è scomparso a seguito di una complicazione delle arterie polmonari mentre si trovava ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico. Di Masi era professore ordinario di calcolo delle probabilità e statistica matematica. Tra il 95 e il 2001 è stato direttore del Dipartimento di Matematica Pura e Applicata e tra il 2001 e il 2008 componente del Senato accademico. Poi l'avventura politica con Italia dei Valori, prima consigliere comunale, poi assessore alla casa per la giunta Zanonato. Persona stimata e apprezzata dai colleghi di partito come dagli oppositori, Di Masi si è contraddistinto per un approccio da gentiluomo alla politica che interpretava come servizio. Un 24enne di Monselice è stato denunciato per omicidio stradale per la morte di un 77enne travolto in strada battaglia ieri mattina. Si tratta del primo caso di applicazione delle nuove norme del codice della strada. Tra sabato e domenica sono stati due gli incidenti mortali. La famiglia Zago si è chiusa nel dolore. Domenica mattina Luigi, capofamiglia, è stato ucciso mentre era in sella alla sua bici lungo la strada battaglia. Era all'altezza di Mandriola, ad Albignasio, che stava andando verso i colli per il suo giro domenicale in bici. Lo ha travolto l'auto di un 24enne di Monselice, uscita di strada a causa di un colpo di sonno. Per Zago, 77 anni, pensionato residente in città, non vi è stato nulla da fare. Il 24enne è stato identificato e denunciato per omicidio stradale. È il primo caso a Padova in cui si possono applicare le norme del nuovo codice della strada. Ora il giovane rischia fino a 3 anni di pena, che potevano raddoppiare nel caso fosse stato ubriaco o drogato al volante. Sempre un altro colpo di sonno ha ucciso una donna di 44 anni ad Abano. Valentina Moschino, barista, è morta alle 4 del mattino di domenica mentre tornava dal lavoro. È uscita di strada in via Pillon a Monte Ortone ed è morta sul colpo. Ora vi raccontiamo la storia di Pietro Martire, è un atleta disabile, lui vorrebbe correre la Maratona del Santo, la nuova maratona di Padova, ma non può. Che parta l'inizio, che parta la fine, non è discriminatorio, l'importante è farla, l'importante è essere libero di correre. Pietro Martire, 37 anni di dolo, vuole solo correre la Maratona del Santo, con la sua handbike, la bicicletta azionata dal movimento delle mani, come ha già fatto altre volte insieme al suo amico maratoneta Luca Gasparato, con lui in questa foto. Lo ha scritto in una lettera agli organizzatori della corsa podistica che, rinnovata nel percorso, si terrà il prossimo 17 aprile. Se non vogliono fare la corsa competitiva, che facciano la corsa libera. Un atleta disabile sa che deve arrangiarsi con i transfert e quant'altro, però può essere libero di partecipare. Non vuole partecipare per vincere o per gareggiare, ma per il semplice piacere di correre. Questa possibilità gli è però negata per motivi burocratici, in quanto la federazione che regolarizza le corse di handbike organizza nella stessa giornata una corsa a Massa Carrara. Però ovviamente lì andranno a correre i Zanardi, i Podestà, che devono fare magari dei tempi per le prossime playoff, insomma. Io sono invece un atleta un po' più modesto e vorrei partecipare liberamente a un evento come la Maratona di Padova. L'organizzazione della maratona, che oggi ha presentato ad Abano un nuovo percorso, ha però assicurato a Pietro e a tutti gli atleti disabili che una soluzione verrà trovata e che nessuno resterà escluso. Questa maratona è una maratona assolutamente da sempre aperta a tutti, quindi chi vorrà gareggiare troveremo il modo anche quest'anno, ripeto, nonostante alcune comunque difficoltà non legate all'organizzazione ma legate a calendari e ad altre cose, quindi siamo disponibili a studiare le cose insieme a coloro che eventualmente si sentono esclusi.
Seguiremo la vicenda dunque, vediamo che cosa accade. Intanto abbiamo aperto questa edizione del TG, sapete, con i possibili maltrattamenti e danni dei migranti a Montagnana, e chiudiamo con una raccolta invece di generi alimentari per i migranti che stanno tra Grecia e Macedonia. Un viaggio ai confini dell'Europa dove i profughi vengono bloccati mentre cercano di attraversare la rotta balcanica per raggiungere i paesi del nord. Da Padova parte un carico umanitario. I giovani del Partito Democratico hanno iniziato infatti una raccolta di generi di prima necessità che poi porteranno nel campo profughi di Idomeni, nel confine tra la Grecia e la Macedonia. Asciugamani, pannolini per bambini, biancheria, prodotti per l'igiene, cibo in scatola, materiale che in questi giorni viene raccolto nei circoli del PD di Padova e provincia. Accogliamo beni di prima necessità che poi porteremo appunto in Grecia, al confine tra la Grecia e la Macedonia, ai Idomeni, perché pensiamo che l'Europa stia perdendo la sua umanità e ci sia bisogno di ritrovarla. Chi volesse donare qualcosa deve contattare Valeria, segretaria cittadina dei Giovani Democratici. Quando i camion saranno pieni, il viaggio verso i Idomeni avrà inizio. Noi volevamo partire verso fine aprile, appena comunque i camion saranno pieni noi partiamo e scendiamo in Grecia, attraversiamo il Mediterraneo, attraversiamo la Grecia per arrivare ai Idomeni. Bene, è tutto, vi ricordiamo alle 21.05 sempre l'attualità, oggi con Iceberg. Grazie per aver seguito TG Padova, buona serata.